Vi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo! Radio Freccia. È mezzanotte e un minuto, signore e signori, benvenuti in Rebeliel. La casa di cura più grande che ci sia apre i battenti in questo momento, sarà aperta per 3 ore, ma per 2 ore, assieme a me, assieme a Step, ci sarà Veronica Daloi, la dottoressa Veronica Daloi, psicologa, sessuologa, come possiamo dire praticamente quasi ogni martedì. Esatto, ormai. Ah, stiamo facendo questa cosa qui, il martedì sessuale di Rebeliel, per cercare un attimo di spiegare varie cose, sfatare vari miti, e leggende. Che faremo stasera? Che faremo assolutamente stasera, tra l'altro abbiamo parlato di tante cose, una di queste è se è sano. Sicuro e consensuale, è tutto normale. È tutto normale, ragazzi, il sesso funziona così. Comunque, vi ricordo che Radio Freccia è in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre e 738 di Sky in HD, anche il numero per gli SMS e i messaggi WhatsApp che è il 366-663-4466. Allora, perché abbiamo deciso di fare questa puntata sui miti, quindi del sesso da sfatare e quelle domande un po' particolari? Perché io partirei dal fatto che a scuola non... Esatto, in Italia l'educazione sessuale non è obbligatoria, quindi i miti e le leggende dilagano tra gli adolescenti, ma anche tra le persone adulte. Anche perché poi c'è da dire anche che a volte i genitori un po' si imbarazzano a parlare coi figli di queste molto cose. Cioè io per esempio non ricordo che mia madre e mio padre mi abbiano mai fatto un discorso particolare. Però da uno studio è emerso che in realtà i ragazzi vogliono sentirselo spiegare a scuola e non dai genitori. Perché secondo me è imbarazzante, esatto, anche per loro parlare di questo. Allora, solo per capirci, all'epoca, mi ricordo negli anni 90 più che altro, sì, i primi anni 90, ma anche un po' più avanti, c'erano alcune riviste che facevano anche questo, che aiutavano i ragazzi a risolvere alcuni dilemmi del tipo, allora io ho buttato giù qualche domanda presente nelle varie riviste tipo Cioè, Top Girl, eccetera. Sì, ricordo. Del tipo, è possibile fare l'amore quando si è vergini? Beh, direi di sì, è il primo passo per non essere più vergini. Ora, però, non siamo così banali, faremo un po' tutto quest'oggi. Ma intanto, cominciamo. Otis Redding. Ufficialmente aperta la casa di cura più grande che ci sia, ragazzi, ufficiale, basta, abbiamo aperto le gabbie decisamente, il martedì sessuale assieme a, mi piace anche questo nome fatto così al momento, assieme alla dottoressa Veronica Daloi, ricordiamo, psicologa, sessuologa. Allora, prego dottoressa, so che ci sono delle domande da fare. Ok, vediamo quanto sei preparato. Allora, secondo te gli uomini vogliono fare sesso più spesso delle donne? Allora io faccio la parte dell'italiano medio, diciamo, del ok, l'uomo vuole fare più sesso delle donne? Beh sì dai, cioè è normale, no. Come questo no? È un falso mito. Cioè mi stai dicendo che la donna, anche lei, quando si dice hai sempre una cosa nella testa, ecco. Potrebbe. Beh, allora aspetta che adesso andiamo a indagare bene su questa cosa. Intanto, I will wait. Radio Freccia. Mezzanotte e 14 minuti, quindi la domanda, dottoressa, era: gli uomini vogliono farlo più delle donne? Il sesso? Allora, per me è un sì, è un luogo comune, si sa che l'uomo. No, esatto, è assolutamente un luogo comune, nel senso che, vabbè, gli uomini innanzitutto sono più legittimati a dirlo. Ma il fatto che le donne non lo dicano. Che sono più legittimati? E dalla società, insomma, un uomo che dice ho voglia di far sesso è, diciamo, visto di buon occhio, mentre una donna un po' meno. Va bene, allora ufficiale, ragazzi, lo dico qui ufficialmente in radio, ho voglia di fare... No, scherzo, vabbè. Capra! Allora, capra! No, capra, era uno scherzo. Capra! No, poi ci sono altre cose, altri miti, quindi cioè, alla fine anche in questo siamo uguali. Certo. Maschi e femmine siamo uguali su questo punto di vista. Io sapevo di una cosa in particolare, si parlava del ciclo, no? Del ciclo mestruale femminile, si dice che quando... dopo un tot di giorni, adesso non mi ricordo bene, ma col ciclo praticamente non si può rimanere incinta. Ma dottoressa, fra poco. Radiohead, Paranoid, Android, siamo ancora all'inizio, ragazzi. Allora, no, dicevamo, questa cosa qua, bisogna sfatare questo mito, perché io lo conoscevo così, grazie al cielo non è mai successo niente, nel senso, cioè grazie al cielo, sempre sesso protetto, ok, ma si parlava di questo mito che dice... Con le mestruazioni non si può rimanere incinta. È così, dottoressa? No, nel senso che le probabilità sono più basse.
perché l'ovulazione arriva dopo qualche giorno, ma l'ovulazione può essere anticipata o posticipata, e soprattutto gli spermatozoi sopravvivono in vagina per diversi giorni. Sono supereroi praticamente questi spermatozoi. Che sa? Capra, una palestra, capra, proprio. Capra, capra. È così però. Scusami. Comunque ragazzi, Matteo ci comunica dal bar che ce l'ha fatta. È riuscito a baciare la ragazza. Bravo! 92 minuti di applausi. Radio Freccia. Mezzanotte e 30 minuti. Allora, ricordiamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando che anche voi, se avete dei dubbi, delle domande, dei miti che magari volete sfatare o insomma volete sapere se sono veri in realtà, se c'è curiosità, 366-663-4466. La dottoressa Daloi qui presente, beh, sarà ben lieta di aiutare. Di rispondere. Per esempio, ne prendo un'altra a caso, io cioè. No, aspetta. Sì, da cioè, sì, ricordiamo sempre da cioè o Top Girl. Per fare l'amore bisogna essere nudi? Beh, sì, volendo anche per metà vestiti. Te lo posso dire una insomma, cosa. Almeno le mutande dovete togliervele. Innanzitutto approfitto per salutare Michael in regia. Posso dire una cosa? La dico anche a te, Michael. Per me queste qua non sono domande di gente che ignorante. Questa è gente anche un po' deficiente, dai. Che cazzo, come fai a fare una domanda del genere? Comunque, il rapporto sessuale si può avere solo di notte? Sì, se sei un vampiro, sì. Comunque, va bene, a parte, mettiamolo un attimo da parte, parliamo di cose serie. Allora, prego. Parlavamo dei miti. Sì, ok. Uno degli altri miti è quello, diciamo, della masturbazione durante il rapporto sessuale. Esattamente. Molti uomini si chiedono: ma come mai la mia partner si masturba, si tocca durante la penetrazione? È una cosa assolutamente normale, aggiunge piacere, c'è una masturbazione esterna oltre che una stimolazione interna. E quindi dovrebbe essere una cosa anche positiva, in certo. realtà. Sotto alcuni... Ma è possibile che invece sia forse negativa, magari? In che senso? Non lo so, come magari non mi stai soddisfando e quindi... No, non credo che sia così. Ok, no, vabbè, io la domanda la faccio, ragazzi. Guarda, ricordiamo sempre che, insomma, che c'è gente che fa di queste domande. Ne prendo un'altra. L'estate scorsa ho lasciato che un ragazzo mi toccasse. Sono ancora vergine, vedi? Ecco, è ancora vergine? Sì, sì, penso di sì. Ecco, probabilmente dopo 40 anni, ma... Lo sarà ancora. Green Onions! Allora, aspetta che qualcuno ci ha azzeccato in realtà, Minchia, raga, sembra la puntata del cioè. Allora, le minchiate, le domande ad minchia, ma sì, sono state prese da lì, no, ragazzi? Le cose storiche proprio del cioè. Si trovano su Google, si trovano su una marea di siti queste domande, queste cose qua. Allora, qualcuno, prima di andare avanti, qualcuno ci chiede, esiste l'orgasmo anale? Quindi, praticamente, la donna può raggiungere l'orgasmo anche facendo sesso anale? Oh, l'uomo. Sì, è una stimolazione comunque che avviene nella zona anale, ma che comunque coinvolge anche l'apparato genitale, che viene stimolato da un'altra posizione. E quindi sì. Sì. Quindi no, la risposta è sì. Quindi, mio caro amico o mia cara amica, perché non si è firmata, sì. Può succedere. Allora, tornando a noi invece, c'era un discorso sulla masturbazione, dicevamo, se invece si effettua durante una relazione, nel senso, io sto con una compagna, però ogni tanto voglio divertirmi. Normalissimo. Cioè, normale, certo, però. Quindi sì, non la è masturbazione che... è una cosa diversa, è anche una conoscenza col proprio corpo che va al di là della relazione con un'altra persona. La dottoressa consiglia. E i consigli della dottoressa. Radio Freccia. Stanotte 42 minuti. Allora, è arrivato un messaggio, dice mangiare. Allora, in realtà non c'entra molto, ma da lì voglio fare una domanda. Mangiare pasta con le vongole e concludere. E se concludere end maionese, salame e brie. Vabbè, sì, c'è un. Vabbè, sti cazzi. A quest'ora tutto accompagnato da un bel Chianti e grappa con la mia compagna. Dice, ah, una cosa eccezionale, ok. Esiste questa cosa qui del cibo afrodisiaco, tipo il sushi, per esempio, o che ne so, le ostriche, o ancora il peperoncino. Ma funzionano davvero? No, nel senso che magari sono cibi che accendono un po' i sensi perché magari hanno dei sapori particolari, e poi magari quello che è più erotico è come li si mangia, come li si condivide col proprio partner, però di per sé è più una leggenda. Ti devo mangiare con le bacchette in su. Esatto. Zero, cioè nel senso non
Ci sono io che sono un malato di sesso, ok? Sì. Ok. Touch me, the doors. Ragazzi, vi ricordo di scaricare l'app di Radio Freccia se non l'avete già fatto sul vostro tablet cellulare, in maniera tale da seguirci ovunque voi siate. Detto questo, ricordiamo che il peperoncino comunque è un vaso dilatatore. È un vaso dilatatore, quindi in realtà un minimo potrebbe aiutare. Sì, un minimo. Vabbè, però comunque è meglio di niente. Allora, c'è un messaggio di Roberto che facciamo ascoltare più tardi, che dice, vabbè, no, lo facciamo ascoltare più tardi. Intanto di miti ce n'è e ce n'era anche uno, che è quello storico maschile, al quale però, dottoressa, puoi rispondere più tardi. Io faccio la dico però adesso. La masturbazione fa diventare ciechi? Questa è una cosa vecchissima. Radio Freccia. Mezzanotte e 54 minuti, siamo arrivati in chiusura della prima ora di Rebel Yell. Volevo ascoltare prima Roberto. Roberto. Ciao Steppe, buonasera dottor Sadaloi. Avrei una domanda da fargli. Praticamente è successo così, ho fatto un sogno erotico e mi è capitato di essermi svegliato con con la sorpresa, insomma, dai, non mi veniva la parola. Aspetta, la sorpresa adesso che vuol dire? In erezione oppure penso abbia eiaculato, da come penso sia abbastanza. Sì, è normale, può capitare tranquillamente, soprattutto se il sogno erotico è molto vivido e molto reale. Beh, Roberto, complimenti alla fantasia. È sintomo di una buona immaginazione, quindi in realtà va benissimo. Quindi è una cosa positiva. Vabbè, quindi da stasera la dottoressa consiglia di fare sogni particolari. Allora, siamo tutti più felici. No, c'era una domanda, eccolo qua. Ma quindi esistono dei rimedi naturali equivalenti al Viagra? Allora, no, diciamo che il farmaco di per sé, che già ha un utilizzo molto particolare, non trova un equivalente in natura, diciamo. Quindi non esiste. Però ricordiamo un'altra cosa, e questa roba, ragazzi, non la sapevo, devo essere onesto, perché sono ignorante. Sono ignorante. No, questo è strano. No, sono ignorante in merito per quanto riguarda Viagra, Cialis e tutti questi medicinali, perché alla fine quello sono. Io sapevo, per la mia ignoranza, che come vengono assunti questi farmaci, hai un'erezione finché non finisce la... Quindi secondo te, nel caso del Cialis, hai un'erezione che dura 36 ore? Non credo sia una cosa negativa. Capra! È esattamente così. Diciamo che hanno una durata, all'interno di quella durata c'è la possibilità di avere un'erezione, più erezioni. Ah, quindi però in realtà se lo prendo... Ci vuole uno stimolo appropriato per far arrivare l'erezione. Ok, quindi se io vado in giro, devo andare a fare la spesa, ho preso il Cialis la sera prima... Ecco, magari ti consiglio di non pensare a quello che hai fatto la sera prima, perché magari è più probabile. Difficile, questo è molto difficile. Wonderful Tonight, Eric Clapton. Radio Freccia. Con un servitore dei folli segreto reggo la pazzia di Step. Inizia Rebel Yell. In realtà inizia la seconda ora di Rebel Yell. È l'una e un minuto, il martedì sessuale di Rebel Yell, con Step al microfono assieme alla dottoressa Daloi, psicologa e sessuologa. Allora, sono tanti. Oggi stiamo cercando di sfatare un po' quelli che sono i miti che girano attorno al sesso e anche robe, insomma, abbastanza banali, certo, quali tutti i vari messaggi che all'epoca si scriveva sul cioè Top Girl e quanto. Come, insomma, quello della Coca-Cola. Che cosa, quello della Coca-Cola? Ho sentito dire che se dopo un rapporto sessuale ci si fa una lavanda con la Coca-Cola non si resta incinta. È vero, questo è micidiale. No, assolutamente no, non fatelo. Questa è la Coca-Cola, ragazzi. Mettici anche la Mentos, visto che ti trovi. Allora, no, tornando a noi, ci sono anche alcuni messaggi dei vari ascoltatori, e ce n'era uno in particolare che sto cercando, che è questo qua. L'esperienza dell'orgasmo anale, dice, in una coppia etero e anche l'uomo arriva all'orgasmo. Io adesso non ho capito però se intende a livello attivo o passivo. Beh, è possibile in tutti e due, appunto, in entrambi i casi, nel senso che in uno, vabbè, è ovvio, se ha un ruolo attivo, ma anche in un ruolo passivo è possibilissimo, c'è comunque la stimolazione della prostata. La famosa prostata, e quindi sì, si arriva, quindi a prescindere che sia omosessuale la coppia o etero, esatto. Comunque la cosa non cambia.
Ok, prima poi ci daremo un occhio anche a quest'altro messaggio che è arrivato. Tra l'altro vi ricordo il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Vi ricordo anche che Radio Freccia è in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky in HD. Allora, le cose sono tante, le cose di cui parlare. C'è anche questo qua: una donna al primo rapporto sessuale non può restare incinta. E invece sì, si può restare incinta tranquillamente se si è raggiunta la piena maturità sessuale. La possiamo mettere nella lista delle cose banali? Sì. Però c'è qualcuno che giustamente, ragazzi, se esistono queste cose vuol dire che qualcuno la domanda in realtà l'ha fatta. Iramons in apertura di questa seconda ora di Rebel Yell. Iramons in apertura di questa seconda ora di Rebel Yell. Allora, quando si parla di miti, ce n'è un altro storico, famosissimo, forse addirittura è diventato un luogo comune, ovvero il mal di testa. Si dice sempre: il marito torna a casa e lei ha mal di testa. Mi spiace, ma non regge come scusa. Come mai? Quindi? Perché in realtà il sesso lenisce i sintomi del mal di testa. Oh, diciamolo di nuovo. Lenisce i sintomi del mal di testa, quindi il mal di testa passa. Ecco, quindi, care donne, care uomini all'ascolto, se la scusa del mal di testa... Diciamo che è l'orgasmo che fa passare il mal di testa, quindi se comunque volete dire di no a vostro marito, potete anche fare da sole. Ah, volete dire no a vostro marito? No, non ti preoccupare, ci penso esatto. Da solo. Cioè, fai quei... Mamma mia, che cosa brutta. Ma, dottoressa, bisogna consigliare in positivo, no? Può essere positivo anche questo. Il Greta Van Fleet. Allora, dottoressa Daloi, visto che si parlava appunto di questa cosa qui del mal di testa, ce ne sono in realtà tante di queste domande. Anche per esempio: il sesso aumenta il rischio di problemi cardiaci, oppure il sesso, se chi soffre mal di schiena, se dovrebbe evitare di fare sesso o meno. Allora, diciamo che il sesso non aumenta i rischi cardiaci, non ci sono rischi in questo senso. Dovrebbe essere il contrario, forse. Esatto. Comunque attività fisica, perché attività fisica. Sì, però è un'attività fisica, diciamo, di genere diverso. No, nel senso e poi che... comunque chi ha problemi cardiaci viene consigliata in realtà, l'attività fisica. Radio Freccia. È 1:13. Allora, stavamo sfatando un po' questo mito, abbiamo detto i problemi cardiaci, anche se però avevamo visto tante volte sui giornali, a telegiornale, si sente di gente che muore. Ok, dipende sempre da cosa stavano facendo e da che patologia hanno, dal grado di patologia. Ah, ok, però di regola farebbe bene. Di regola no. Di regola fa bene. Mentre per chi soffre mal di schiena? Ecco, magari evitiamo le posizioni più fantasiose, però... Tipo in piedi, queste cose sarebbe meglio. Esatto, tipo se ho mal di schiena, in più la prendo in braccio, la sollevo, la vedo dura. Sei un pirla, ok, sei un pirla, detta proprio in maniera molto semplice. Allora, poi tra l'altro adesso dobbiamo leggere un messaggio che era arrivato da una persona che non si è firmato, che però bisogna affrontare anche questo discorso, lo facciamo tra poco. I Beatles, Something, quando siamo all'inizio ancora di questa seconda ora. Allora, leggiamo questo messaggio. E qui più che da sessuologa, forse da psicologa, quella risposta. Non riesco a spegnere il mio corpo, però è una cosa che succede spesso, devo essere onesto. Non riesco a spegnere il mio corpo, ogni singola cosa di lui mi accende. Ho raggiunto, masturbandomi, livelli di piacere intensissimi, anche plurimi, mai avuti prima. Da un po' di tempo piango disperatamente dopo averlo raggiunto. Perché mi accade? Il mio inconscio soffre all'idea che lui non mi amerà mai. Accade per questo, non mi era mai accaduto prima. Allora, in realtà capita a molte donne dopo l'orgasmo di avere reazioni come il pianto o anche la risata. Sono abbastanza, diciamo, frequenti, non per forza indicano un malessere, in questo caso però mi sembra che la nostra amica si sia un pochino già risposta. Quindi potrebbe essere quello che pensa lei. Insomma. Potrebbe. Radio Freccia. È 1:25. Allora, bella, mi piace questa domanda. Allora, Step, Doc, buonasera. Alcuni, in realtà in generale, anche uomini, sostengono che l'ananas addolcisca lo sperma. Confermate che è l'ennesimo mito da sfatare o meno? Allora, proprio l'ananas non lo so. Ci sono alcuni cibi che sì, lo addolciscono, ovvio, non fanno miracoli. Anche l'ananas, credo sia per una presenza di zuccheri. Esatto. No, è quello, però l'ananas dicono in effetti che sia così, cioè, quindi sì, credo non sia un mito da sfatare, ma anzi una cosa. Allora, c'è invece un discorso molto ampio da fare adesso. Entriamo
in un discorso molto delicato, ovvero il sesso in gravidanza. Ci sono gli ultra, in realtà sono gli ultra religiosi, quelli che dicono che non si, ma più che ultra i religiosi, pensano che alcune cose non si possono fare, che tipo dopo il terzo mese non si possa più fare sesso o qualsiasi altra cosa. In realtà il sesso in gravidanza si può fare, certo. Si può fare. A parte un po' di delicatezza durante il terzo trimestre, che è quello un po' più delicato, però sì. Si può fare, quindi non si fa del male al bambino, no, quando si dice no, il bambino è nell'utero, non è nella vagina. C'era una barzelletta del bambino che usciva e cominciava a picchiare il padre sulla testa. Ti dà fastidio se uno ti fa così sulla testa, ti dà fastidio, non ricordo. Questo ero morto da risate quando me la raccontarono, però questo, quindi non succedono queste cose. Il bambino resta sano, tra l'altro, quindi non ci sono pericoli di malattie tipo il bambino. No, assolutamente, il bambino si trova all'interno della placenta e nell'utero. Il pene entra nella vagina. Questo credo sia. Non arriva fino all'utero, è impossibile, insomma. Ok, quindi possiamo dire a tutti gli effetti anche al nono mese? Certo, anzi al nono mese potrebbe facilitare le doglie, cioè quindi indurre un pochino il parto, ma solo verso la fine. Ah, quindi potrebbe essere una cosa positiva. Va bene, ragazzi, vi ricordo intanto il numero per gli SMS, i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. E intanto ci sono i Tears for Fears. Shout! Shout, Tears for Fears, quando siamo a metà di questa seconda ora di Ravegliel. Intanto volevo, dottoressa, volevo farti ascoltare questo messaggio. Mi sa che nel mio caso, allora, è andata un po' diversa, perché io sono una testa di cazzo, quindi si vede che mio padre un po' di colpi li ha dati. Ha picchiato un po' troppo forte, forse. Ma invece il bambino non sente nulla. No, non sente nulla. Zero. State tranquilli. Quindi sta senza pensieri. Ma può essere definito sesso? Basta. Non voglio entrare in merito. Allora, ci sono altri falsi miti, soprattutto quasi più la tradizione popolare dice, ecco, più che mito scientifico, eccetera. Mettersi a testa in giù dopo il rapporto aumenta le possibilità di restare incinta. Allora no, non mettetevi a testa in giù. Al massimo state sdraiate un pochettino di più, 10 minuti dopo il rapporto, ma non è necessario mettersi a testa in giù. Cioè tipo in verticale non va bene. Non lo so, tipo la mia ragazza è una ginnasta, non va bene se si mette in verticale, basta rimanere sdraiato. Va bene, quindi ragazzi, sappiate che è un mito, è un falso mito questa cosa qua. Una leggenda. Radio Freccia. Luna e 43 minuti. Allora, prima avevamo, dottoressa, ti avevo fatto una domanda, poi non abbiamo risposto. La masturbazione fa diventare ciechi? Questa è una delle domande storiche proprio, i nonni, i preti che ti dicevano queste cose, no? Se eri cattolico, se sei cattolico, quant'altro. Non lo so, quindi abbiamo la prova, no? Giustamente, dovete sapere che Steph ha stampato in grandezza 15 perché non ci vedeva grandezza 12. Quindi dici cosa hai fatto per diventare cieco? No, beh, io porto gli occhiali, questo è vero, dai tempi della scuola elementare, se non ricordo. No, della scuola materna, tra l'altro, porto gli occhiali. Comunque beh, no, non fa diventare ciechi. No, siamo sicuri, quindi sì, è dovuto ad altro. Sì. Ok, è dovuto ad altro. Great Balls on Fire, Jerry Lee Lewis. Ragazzi, scaricate l'app se non l'avete già fatto di Radio Freccia per il vostro cellulare e tablet. E prova la dottoressa, così giovane, la sa così lunga. È vero che i libri no mordono. Sì, bisogna studiare, ragazzi. Grazie per la giovane. Quando si studiano queste cose. Non sono più così tanto. Allora, arriviamo a noi. Mito. Avere delle perversioni ti rende anormale o sessualmente deviato? Allora, di questo ne abbiamo già parlato, no? Ognuno di noi, se visto da vicino nella sua sessualità, ha delle piccole perversioni. E soprattutto ormai quelle che chiamiamo perversioni sono miti un po' sfatati, come ad esempio il BDSM, piuttosto che il feticismo. L'importante è che non sia una cosa rigida. Questo l'abbiamo già detto. Che vuol dire rigida? Però? Rigida nel senso che quello è l'unico modo per raggiungere l'orgasmo, per raggiungere il piacere. Ok, poi per tutto il resto, se sano, sicuro e consensuale, è tutto normale. Radio Freccia. È l'una e 54 minuti, siamo arrivati in chiusura della seconda ora di Rebel Yell, l'ora, cioè l'ultima ora con la dottoressa Daloi, almeno per questa settimana, poi ci rivedremo poi ci la vedremo. Settimana prossima. Allora, un altro mito da sfatare, e questa devo essere onesto, l'ho sentita molto spesso al sud, cioè al paese mio, diciamoci la verità. Allora, gli uomini che hanno fantasie sul sesso anale
sono omosessuali o comunque hanno tendenze, magari no, bisex a questo punto? No, assolutamente no, nel senso che il sesso anale di per sé per l'uomo è piacevole proprio perché c'è la stimolazione prostatica. Se è subito, okay. Certo, se è subito, quindi assolutamente no, è normale, ci sono uomini eterosessuali a cui la stimolazione anale piace tantissimo. Ora, stimolazione anale, che ricordiamo, non vuol dire prendere questa bottiglietta rimasta sul tavolo e utilizzarla, ma magari anche semplicemente con... Certo, con un sex toys, un dito. Esatto. Cioè no, dico, quindi in un... Certo, non per forza bisogna utilizzare uno strapone, ecco. Cioè no, dico, anche qualcosa di grande, ecco, esatto. Che altro. Va bene, poi un'altra cosa riguarda la durata del rapporto. Perché dice che la durata conta molto nel rapporto. Questo è un mito da sfatare o comunque la durata è vero? Allora, quello che conta è la soddisfazione dei due partner, ok? Quindi... va da sé che, ovvio, magari un rapporto sessuale un po' più lungo può essere un po' più piacevole, però questo dipende sempre dalla persona, da quanto piace o meno, anche perché ricordiamo che alcune donne una durata prolungata può dare fastidio. Allora, però ricordiamo anche che la durata media, dopo aver fatto un calcolo, è di 7 minuti. Esatto. Non sembra un... è una... 7 minuti senza contare i preliminari. Comunque sì, è la durata media. Ah, quindi 7 minuti di penetrazione, diciamo. È una durata media, quindi... Esatto, calcolata sulla media. Ok, se si è sotto, sopra... No, oddio, più che altro se si è sopra non... sono un po' fuori, non so se un non ti va bene la media nazionale. No, non mi va bene, ragazzi. 7 minuti, no, che diamine, posso capire. Ci mettiamo anche la sigaretta, va bene. Comunque, ovviamente si scherza, ragazzi. Siamo arrivati in chiusura di quest'ora. Io, dottoressa Daloi, ti saluto. Tra l'altro, ricordo Veronica Daloi. Se la potete cercare, la volete pedinare. No, vabbè, pedinare. Vabbè, quello no, però, eventualmente su Milano, Veronica Daloi, psicologa, sessuologa. Grazie, e noi ci vediamo settimana prossima. Buona serata e buon lavoro.